La scuola finisce ed è tempo di centri estivi con una miriade di proposte interessanti come quelle di Noi Vicenza PS, associazione territoriale della diocesi che promuove solidarietà civile, culturale e sociale tramite l'oratorio e il circolo. Come sempre l'estate è un tempo straordinario per le nostre parrocchie, i nostri oratori ed è soprattutto tempo di GREST, di centri estivi. I nostri circoli sono pronti ad accogliervi ragazzi, ragazze, giovani per questa avventura da vivere insieme con allegria, con gioia e soprattutto in serenità. Sì, perché c'è bisogno di tempo di serenità, c'è bisogno di tempo di gioia e di socialità e il GREST può essere davvero l'occasione che fa per noi. BIROS 2022, fratelli tutti, questo è lo slogan che ispirerà la prossima estate dei ragazzi a titolo della guida proposta da Ora Giovane Onlus e proprio l'enciclica di Papa Francesco, fratelli tutti, farà da bussola per arrivare al senso più autentico del messaggio cristiano, rigenerare una fraternità contagiosa tra le persone affinché ognuno si senta riconosciuto e rispettato. E la cronaca locale e internazionale ci dice tutti i giorni quanto siano necessarie aggregazione e coraggio per una rinnovata fraternità. Esemplare in questo senso la parrocchia di San Lazzaro e i suoi 38 animatori. GREST a San Lazzaro è una festa di comunità, è l'apoteosi proprio della parrocchia, perché l'oratorio ma anche tutto ciò che c'è intorno si colora di tanti bambini, ecco. Troviamo tantissimi ragazzi che girano anche il quartiere, fanno attività per l'ambiente, si fanno delle attività sportive, oltre all'animazione, ai laboratori che facciamo in oratorio. Non ci siamo mai fermati neanche nel periodo del lockdown, ci siamo sempre proposti a dare la possibilità ai ragazzi di incontrarsi, naturalmente rispettando le indicazioni sanitarie. E quest'anno ritorniamo anche a fare le uscite, cioè una gita a Parco Sicurtà, alle piscine all'acquaparco di Altavilla. Insomma, i tempi del lockdown si fanno sempre più lontani, con un ritorno anche per i ragazzi alla normalità dello stare insieme, per crescere insieme.